La tradizione della Pasquetta, da dove arriva? Questo lo chiediamo al nostro Alex, che sa sempre tutto di tutto. No, io so qualcosa di poco, tu non esagerare, perché tu t'allarghi, eh? Allora, ti posso dire subito questo, che hai visto uno dei tanti giochi che sono fatti in Italia legati alle uova, ma sì. La tradizione della Pasquetta non è una tradizione nata religiosa, ma lo Stato italiano negli anni 50 la mise perché voleva allungare il giorno di festa di Pasqua, tanto è vero che per i cristiani non è giorno di precetto, cioè non è obbligatorio andare alla messa. E nella giornata di Pasquetta da subito si cominciò, dagli anni 50 in poi, ad andare fuori, porta, fare pochi chilometri, diverse persone si trovavano, amici, parenti, e con i mezzi di locomozione a due ruote, ancora perché c'era due ruote, certo. Raggiungevano la località fuori porta, che poteva essere al mare, al lago o in mezzo magari anche alla campagna, ed era l'occasione per due cose: incontrare nuovi amori eventualmente, perché c'era la primavera che già stava spingendo i sentimenti, e poi per fare delle, direi, ottime colazioni, merende, delle cene o dei pranzi in mezzo anche al campo, dove i prodotti erano portati in alcuni casi da una persona sola, un po' per tutti, e spesso invece in tutta Italia ognuno di coloro che erano invitati a questa scampagnata fuori porta portava qualcosa di diverso, ma il centro, così ti ricollego all'argomento, era tutto quanto sull'uovo. In pratica l'uovo era il simbolo centrale, perché durante la quaresima di uova ce n'erano tante, erano rimaste nella madia, e quindi nella tradizione la gente ne aveva un numero consistente da poter consumare, e ci facevano le focacce, le diverse preparazioni. Di tutto, di più, magari anche quello che facevano in Umbria, questo certo. Bellissimo paesino in provincia di Terni. Voi continuate a giocare, mi raccomando, anzi venite qua con questa bella signora. Erbe, cipollotti freschi sono sinonimo della natura che si risveglia, Alex. Alla fine le tradizioni nostre del passato, soprattutto, che sono ricollegabili in diverse parti d'Italia, sono legate proprio al risveglio della natura. È in questo periodo che nei campi si trova il cibo, il prodotto che si può consumare, quindi fare come cose come queste sono legate al risveglio di ciò che è la più nostra cipolla di Treschietto, il risveglio della nostra fame a quest'ora di mattina, vabbè. anche quest'ora di mattina. Vieni Alex, andiamo a capire come è andata a finire la storia delle uova. Io devo chiudere, perché allora, come pari o disparo? Aru. Adesso picchio io. Io ho detto disparo. Vai. Metti il microfono vicino, metti il microfono vicino alle uova. Che se fa? Se mangia le uova, guardate. No, sento se l'uovo è adatto. È duro. Metti il microfono qua. Vai. Posso dirti solo un particolare? È rotto, ha vinto! Ho rotto l'uovo, non ho vinto, lui ce n'ha 6. Lui vince sempre, grazie. Solo una cosa, se sei d'accordo, l'importante è preservare queste tradizioni, perché andiamo ai Caraibi, andiamo in giro per tutto il mondo nel giorno di Pasqua, ma se le manteniamo credo che siano un valore nostro, italiano. Assolutamente.